Se ci fanno lavorare il cantiere lo chiudiamo entro questa estate. C'era l'architetto Gian Antonio Vannetti questa mattina in Piazza Verdi. La presenza di Vannetti, che ha firmato il progetto di riqualificazione della piazza centrale della Spezia, è stata notata. Abbiamo provato a intervistarlo, ma ci ha concesso solo qualche riflessione a microfono spento. Tre gli elementi che emergono dalla chiacchierata. Vannetti afferma che non è tempo di parlare, troppe cose sono state dette e sono state travisate. L'architetto afferma che con le indicazioni della sovrintendenza e se nessuno si metterà più di traverso, sui lavori potrebbe calare la parola fine entro l'estate. L'altro elemento è quello del travertino che, posato di fresco, si sbriciolerebbe. Entro pochi giorni saranno a disposizione di tecnici e amministratori i risultati delle analisi eseguite in due laboratori differenti per capire che cosa non abbia funzionato. Le ipotesi sono due: o c'è stato un errore nella composizione della malta di allettamento, oppure la roccia proviene da un filone troppo fragile. Quanto cambierà il progetto originale di Piazza Verdi dopo il pronunciamento del TAR e dopo le indicazioni della soprintendenza per preservare la zona centrale non è ancora chiaro. Di certo, ha sottolineato Vannetti, gli stessi resti del Politeama sono stati demoliti ai lati della piazza con tanto di autorizzazioni, mentre al centro quelle stesse muraglie ora sono sotto una tutela speciale. Vannetti afferma che lavorare in questo modo non è stato facile e spera che la burocrazia non si metta di traverso un'altra volta a rallentare i lavori del cantiere.